Buonasera a tutti e benvenuti a Un Decennio di Voce, la serata organizzata per celebrare il decennale di attività della Voce del Sud, l'unico periodico cartaceo dell'area grecanica che ha avuto il suo primo numero conosciuto, la sua prima uscita nell'agosto del 2007. Allora il direttore responsabile, il dottor Saverio Zuccalà, diede il via a questa avventura che oggi compie 10 anni esatti. Sulla storia della Voce del Sud però si soffermeranno i due relatori della serata. Il primo pensiero purtroppo questa sera va a Barcellona, alle vittime di questo ennesimo attentato. Purtroppo quello che è successo a tante migliaia di chilometri di distanza condiziona anche la nostra serata. I colleghi giornalisti che avrebbero dovuto prendere parte al dibattito finale su informazione e carta stampata sono impegnati in queste ore a seguire la drammatica evoluzione dei fatti di quella città. Il pensiero e la vicinanza va a tutte le persone coinvolte e anche ai tanti italiani che risiedono a Barcellona che in questo momento si trovano per motivi di studio o di vacanza, e alle loro famiglie che in questo momento vivono momenti di vera preoccupazione. Detto ciò, vorrei ringraziare la commissione straordinaria tutta, qui rappresentata dalla viceprefetto dottoressa Francesca Crea, per la disponibilità alla realizzazione di questa serata a Bova Marina, città baricentrica rispetto al nostro raggio d'azione e sede dell'Associazione Culturale della Voce del Sud. Un ringraziamento poi a tutti i collaboratori del giornale che hanno permesso nel corso di questi anni di tagliare questo traguardo. Nel corso della serata faremo una serie di step e intanto iniziamo con i saluti istituzionali e passo la parola alla dottoressa Francesca Crea per il primo saluto della serata e rompiamo così il ghiaccio. Porto il saluto della commissione straordinaria del comune che mi onoro di amministrare. È la prima volta che ci incontriamo, quindi ho colto con grande piacere questa occasione per un primo contatto con i cittadini di Bova Marina. Innanzitutto mi preme di congratularmi per questa iniziativa e congratularmi soprattutto con l'associazione, ma col dottore Zuccalà, per questo giornale La Voce del Sud, che ha raggiunto un traguardo veramente notevole. È raro che si trovi un giornale che viene stampato e viene scritto anzitutto da volontari e viene distribuito gratuitamente, è veramente quindi un vero e proprio traguardo che duri tanto e continuerà sicuramente a essere ancora pubblicato nel corso degli anni. Mi preme ancora dire che ho letto qualche numero, per la precisione delle notizie che vengono fornite, quindi l'accuratezza, e questo determina secondo me il successo, perché i cittadini desiderano leggere sul giornale locale quello che accade. Chiaramente ci sono quotidiani a tiratura regionale, ma quello che viene riportato in questi giornali non è meno importante, anzi, quindi è veramente notevole e grande il ruolo svolto per l'informazione stessa dal giornale. Io colgo l'occasione pure per scusarmi con i cittadini di qualche disagio che purtroppo c'è stato, particolarmente per quanto riguarda la distribuzione dell'acqua. Sono momenti un po' difficili, quindi vi prego ecco di avere un po' di pazienza, un po' di tolleranza. Comunque l'ufficio tecnico del comune ha cercato in ogni modo eccellentemente di risolvere i problemi. E voglio con l'occasione invitarvi comunque a valorizzare quelle che sono le risorse del comune, in particolare invitarvi a visitare il nostro parco archeologico, il parco Archeoderi. Sapete tutti sicuramente, l'avrete già in molti visitato, ma ci sono i resti della sinagoga che per antichità è la seconda dopo quella di Ostia Antica. Questo sito archeologico fa parte poi di un'iniziativa che in effetti ho adottato quando sono stata commissario presso il comune di Locri. Questa iniziativa è nata in un modo abbastanza singolare, perché io ero commissario
commissario prima Brancaleone, e lì ci sono le grotte dei monaci orientali dipinti, ne parlavo a Reggio ma nessuno li conosceva. Poi ho fatto già il commissario un'altra volta qui a Bova Marina e ho avuto modo di visitare proprio il parco archeologico Archeoderi, quindi questi resti della sinagoga, molto importanti come ho detto, ma anche tra gli amici, tra i colleghi, erano quasi sconosciuti. Poi ho fatto il commissario a Locri, il parco archeologico di Locri chiaramente lo conoscono tutti, però i visitatori erano in numero molto ridotto. E allora ho avuto un po' l'idea di come, perché non riunire questi siti archeologici, fare un percorso, un itinerario che possa veramente consentire la valorizzazione di questi siti, ma soprattutto la conoscenza e la valorizzazione, ma indurre soprattutto dei viaggiatori, degli amanti dell'archeologia, ma degli amanti del bello in generale, a venire a visitare. È un po' difficile pensare che delle persone si spostino da qualche località più lontana per visitare, non so, Brancaleone o Bova Marina. Se però noi pensiamo di fare un itinerario che parte da Reggio Calabria, ora che il museo è aperto e quindi c'è questa naturale, diciamo, inizio del tour da Reggio Calabria, per poi proseguire con Bova Marina, Brancaleone, Locri, poi Gerace, poi Monasterace, questi 10 siti, diciamo, in questo, che ho compreso in questo itinerario ideale, si ha la possibilità di conoscere dei siti di diversa provenienza culturale, quindi siti romani, siti greci, medievali, bizantini, e poi soprattutto conoscere questa che veramente ha una peculiarità, quella ancora dell'uso del grecanico, la lingua parlata da Omero si parla ancora oggi qui, quindi già solo questo è emozionante già di per sé. E allora sono state fatte diverse iniziative e quindi io vi invito, diciamo, in quest'ottica a visitare questo sito, a valorizzare quello che di bello c'è in questo comune, e voglio pure invitare i cittadini a comunicare se hanno delle idee, delle iniziative, delle cose fattibili. La mia porta è sempre aperta. Certo, non solo per sentire lamentele o cose, che problemi che sono da decenni non si sono potuti risolvere, alcuni si potranno risolvere, alcuni forse no, questo non so dirlo già da ora, ma sicuramente l'intenzione di farlo c'è tutta. Però quello che è importante è la collaborazione dei cittadini, una collaborazione positiva, una collaborazione, una sinergia con l'amministrazione comunale che è molto gradita e che quindi sarà ben accetta. Io non voglio ulteriormente distrarre ancora e attrarre ancora tempo, quindi vi ringrazio dell'attenzione e grazie ancora, buonasera. Un vero giornalista non deve niente a chi governa il suo paese, egli deve tutto al suo paese. E questa è la filosofia della Voce del Sud di questi anni. La linea editoriale verrà esposta adesso dal professore Leone Campanella, direttore editoriale del periodico. Chiedo scusa, c'era un altro saluto, un lapsus, facciamo fare il saluto. Tra i saluti istituzionali abbiamo il consigliere metropolitano Salvatore Mafrici, che al contempo è anche sindaco di Condofuri, peraltro a Condofuri c'è la festa, un saluto glielo concediamo per poi renderlo libero. Buonasera a tutti, grazie a Giuseppe, ho chiesto sì, questo sui tempi un po', però mi fermerò perché la linea di del professore Campanella, sono curioso di ascoltare questo. Io saluto da parte pure da sindaco e del comune vicino, del comune di Condofuri, la dottoressa Crele, auguro davvero già belle parole, messaggi importanti che ha dato alla comunità di Bova Marina in un'occasione pubblica come questa, la prima. E auguro, anch'io colgo l'occasione per augurare davvero un sentito augurio di buon lavoro per la comunità tutta, insieme anche come area grecanica, poi con noi sindaci di questi altri comuni, appunto, che cercano, stiamo cercando pure insieme di costruire sinergie positive per sviluppare, cercare di cogliere opportunità che possano poi portare ricadute positive nel nostro territorio. E il tema, la serata, io non veramente con diciamo difficoltà rispetto
come dicevo, ai festeggiamenti che abbiamo a Condofuri in onore della Madonna Maria Regina della Pace a Condofuri Marina, e quindi un po' mi scuso subito, poi dovrò lasciare i lavori, ma non potevo veramente, professore Campanella, Zuccalà, Giuseppe, Ciglione, non potevo e non volevo assolutamente mancare al momento, già l'ho sottolineato con la dottoressa Crea, non era facile e non volevo anche mancare, arrivare a questo traguardo, ma ancora a rilanciare dopo questi primi 10 anni e poi i prossimi che verranno per la Voce del Sud, perché mi ricordo che mi pare che erano le prime riunioni, insomma a qualche riunione partecipavo anch'io, che era coinvolto anche un caro amico, ha scritto per un bel po', ha contribuito, ecco, Vladimir Nucera di Condofuri, tra l'altro in questo periodo avevo Stefania Follia poco fa, ecco, impegnata, quindi un'altra ragazza giovane di compagnia di Condofuri, altri di Condofuri, insomma, però mi ricordo proprio, eravate in una stanza, ecco, pure piccola, e a discutere, a parlare, poi ripeto, con il professore Campanella già dei percorsi si erano attivati con la sua qualità all'epoca di preside della scuola di San Lorenzo, di Corio di San Lorenzo, insomma, quindi conoscevo e devo dire che, ecco, a pensare all'epoca, forse arrivare fin qui, ecco, già forse all'epoca non l'avreste mai pensato voi per primi. Lo avete fatto, e lo avete fatto in una maniera davvero, sempre, ecco, con il foglio che ci arriva, ecco, che arriva nei nostri comuni, e che rappresenta, ecco, una puntualità di un'informazione davvero, ecco, che approfondisce, che va, non sta in superficie, rispetto ad un'attualità, e io ho 4 anni, non è più, quasi verso la fine del mandato di amministrazione, ma prima anche impegnato un po' associazione politica, dove c'è un periodo dove rispetto all'informazione c'è tanto da riflettere sulla superficialità, questo, ecco, se può servire come spunto di riflessione, come mi dispiace che non potrò aspettare, ma vi è una superficialità oggi di chi fa informazione che fa spavento, che fa, e anche in quest'area mi dispiace, e io, ecco, colgo l'occasione perché mi va di sottolinearlo, c'è chi si prende una telecamera, fa con ormai potenti mezzi, gli strumenti moderni importantissimi, però strumenti che vanno utilizzati ancor più, cercando di non educare alla superficialità ma alla profondità dell'informazione, che attraverso la carta stampata con il foglio di cui parliamo, ecco, questa è la Voce del Sud, ma altri esempi ve ne sono, quindi senza mai generalizzare, ma a volte con i potenti mezzi, la telecamera e cose, e fa scempio di un'informazione, fa disinformazione, cattiva informazione, che non fa bene a questo territorio. C'è anche questo nella nostra area grecanica, ecco, e non poco, non credo tanto lontano da noi, su cui, ecco, c'è da riflettere, utilizzando a volte l'informazione come clave rispetto alle amministrazioni, laddove non si è avuto il contributo X o Y, magari, per fare questo, quel servizio, e parliamo di un'informazione, ecco, l'ha detto bene, l'ha introdotto rispetto Giuseppe prima con quella frase, che libera, ecco, parte dal fatto che di sicuro sappiamo dei costi importanti, ce ne sono, le risorse servono, però attenzione, ecco, perché, ecco, a come lo strumento si utilizza, se vogliamo davvero che anche l'informazione abbia il ruolo che serve a un'area grecanica, dove, come si diceva, lo diceva per buona maniera la dottoressa Crea, lo abbiamo a Condofuri, ma in tutti i paesi, tanti i problemi, ma anche tante le positività, per cui un'informazione che serva a un territorio, ecco, che la si faccia in profondità. Quindi grazie ancora e buon lavoro a tutti noi. Grazie Salvatore. Eravamo nella fase dei saluti istituzionali, era questo il momento in cui avrebbe dovuto intervenire, sono scivolato un attimino io dalla distrazione, adesso passo la parola al dottore Saverio Zuccalà, direttore responsabile della Voce del Sud, per il suo intervento introduttivo. Buonasera a tutti, io voglio rivolgere innanzitutto il mio doveroso saluto e ringraziamento alla dottoressa Francesca Crea, che ci ha consentito di commemorare qui a Bova Marina il 10° anniversario della Voce del Sud, il periodo dell'area grecanica, l'unico in forma cartacea che raggiunge porta a porta circa 1000 lettori di ogni ceto sociale, da Reggio a Bruzzano, a Brancaleone e a Saiti. Proprio qui a Bova Marina, dove ha sede l'associazione culturale che porta lo stesso nome, della quale il presidente Giuseppe Ciglione abbiamo noi voluto celebrare il 10° anniversario.
Un saluto voglio dare anche al viceprefetto dottore Sandro Borruto, che ci ha voluto onorare questa sera con la sua presenza, al sindaco di Condofure ed altri amici, che io non so se ci sono altri sindaci. Il giornale La Voce del Sud, cui ho qui la prima copia del 2007, è nato da una mia iniziativa incoraggiata e sostenuta dall'allora dirigente scolastico professore Leone Campanella, che nel giugno 2007 ha giustamente inteso commemorare il bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi con un convegno ed una manifestazione teatrale realizzata dai ragazzi della scuola media proprio nella piazza centrale di San Lorenzo. Dopo essere venuto a conoscenza leggendo il libro del garibaldino Alberto Mario La camicia rossa, che il paese di San Lorenzo ebbe un ruolo importante nella storia dell'Unità d'Italia. E qualche mese dopo, nell'agosto del 2007, con 4 pagine a colori, è nato il primo numero, che riporta prevalentemente gli argomenti trattati nel convegno di giugno. Il primo numero venne impostato graficamente dalla litografia Z di Giovanni La Camera, che ci ha servito fino alla cessazione della sua attività, ed oggi viene stampato dall'azienda grafica di Silvio Biroccio. Devo certamente dire che i primi, più convinti, decisi, sostenitori della pubblicazione futura del nostro giornale furono Leone Campanella, Domenico Zavettieri, Giuseppe Celioni. A loro si sono aggiunte negli anni, collaborando fattivamente, Roberto Maddaloni, Pietro Parisi, Carmelo Vadalà, Antonio Zavettieri, Nino Dell'Itria, Domenico Guarna, Antonio Nucera, Antonino Zema, Leonardo Tripode, Cosimo Sframeli, Stefania Follia, Antonella Plutino, Leo Romeo, Salvatore Vieni, Giuseppe Livoti, Sebastiano Stranges, Santo Scialamba, Bruno Traclò, Melo Caride, Vladimir Nucera, Domenico Rodà, Angelo Orlando, Caterina Nucera, Pasquale Callea, Rosa Marapode, Amilcare Mollica. Abbiamo noi voluto creare un giornale locale maggiormente diffuso nei comuni dell'area greganica, perché molte notizie ed avvenimenti i quotidiani della nostra regione preferiscono non pubblicare, sia per mancanza di spazio, sia perché vengono privilegiate vicende di più vasto interesse. Ed i problemi dei nostri paesi e delle nostre contrade, che per la nostra gente sono più importanti, non vengono abbastanza conosciuti per essere giudicati e valorizzati nel modo più giusto possibile. Mentre una voce di informazione periodica più particolareggiata, come il nostro giornale, sui tanti piccoli ma grandi problemi che affliggono le nostre popolazioni, può essere utile e produttiva delle tante rare notizie spesso censurate dai quotidiani regionali. Il nostro giornale ha sempre considerato che l'attività di informazione e di giornalismo deve essere libera, non condizionata da fattori esterni o da spinte di interessi contrari alla giusta veritiera, a volte provocatoria e costruttiva rappresentazione delle notizie e degli eventi politici, culturali e di attualità del nostro territorio. E in questi 10 anni, appunto, abbiamo scelto e privilegiato un'informazione libera e costruttiva, aperta a tutti coloro che hanno inteso collaborare disinteressatamente, senza percepire nulla, se non la modesta visibilità sul nostro periodico, che si mantiene e sopravvive soltanto con le libere offerte dei nostri collaboratori, lettori e simpatizzanti. Abbiamo svolto in questi anni un'intensa attività, privilegiando e dando giusto riconoscimento agli eventi più significativi che hanno arricchito la conoscenza e la cultura del nostro territorio, promuovendo convegni e manifestazioni con scritti e riflessioni riguardanti l'informazione, l'arte, la poesia, la cultura umanistica, con la produzione editoriale, quella scientifica, con la ricerca e la scoperta, e lo sport con le attività ludico-sportive del territorio. Abbiamo anche tentato di contrastare quella disinformazione che spesso si accompagna alla falsa informazione sull'operato delle nostre istituzioni locali, che tende a provocare una sempre maggiore confusione ed un progressivo disinteresse per la cosa pubblica, che deve essere invece resa accessibile e vicina a tutti i cittadini.
Noi non abbiamo mai inteso essere contro nessuno, né tantomeno verso le istituzioni locali, provinciali e regionali, delle quali avremmo voluto meglio controllare il loro operato per suggerire e stimolare iniziative, convinti che qualsiasi pubblica amministrazione ha bisogno di un'opposizione costruttiva, non faziosa e demolitrice. Perché noi, i nostri giovani, soprattutto i nostri collaboratori, che si propongono di guidare in futuro le istituzioni locali, hanno interesse che questi organismi siano meno disastrati e possibilmente più efficienti e governabili. E chiudo con quanto detto da Ferruccio De Bortoli ed Indro Montanelli sulla figura del giornalista. Il vero giornalista, disse De Bortoli, segue 5 principi: la verità senza la presunzione di possederla compiutamente, la giustizia, vale a dire l'imparzialità, l'impegno a distinguere la cronaca dal commento, la libertà mai disgiunta dalla correttezza professionale, l'umanità, cioè il rispetto di tutte le persone. Ed Indro Montanelli, uno dei più grandi giornalisti italiani di tutti i tempi, alla domanda sulla libertà di espressione così rispose: non ho potuto sempre dire tutto quello che volevo, ma non ho mai scritto quello che non pensavo. Grazie. Grazie al dottore Zuccalà. Io colgo l'occasione per dirvi che nel banchetto qui accanto, per chi lo volesse, c'è l'unica pubblicazione della Voce del Sud che si riferisce alla Bacheca di Esculapio, che è una delle nostre rubriche, ne abbiamo numerose, anche se solo, raccoglie solo parzialmente il lavoro portato avanti da prima in sinergia da Domenico Rodangelo Orlando, ora solo la dalla dottoressa Orlando. Poi ci sono delle copie sia alla nostra sinistra, sul banchetto alla nostra sinistra, che alla nostra destra, relative ai vari anni del giornale. C'è anche la possibilità di sottoscrivere degli abbonamenti. Andiamo avanti con il programma della serata. Non si può scrivere un articolo nella speranza che non rovini la cena a nessuno. È una realtà, questo è un pensiero che rivolgo soprattutto ai tanti compagni di avventura presenti nella redazione della stesura della Voce del Sud. Adesso passiamo e incominciamo a entrare nel vivo. Volevo fare un ringraziamento a tutti gli amici della Voce del Sud che con me pomeriggio hanno condiviso la sistemazione della piazza, che non pensate sia stata così indolore. Un pensiero per questo lo rivolgo al signor Antonio Lucera, a Carmelo Vadalà, a Ubaldo Carloni, a Pasquale Lazzaro, che peraltro questa sera per Telepova Marina riprende la serata. Ringraziamo anche Telepova Marina dell'attenzione che ci ha riservato per l'occasione. Spero di non avere dimenticato nessuno, anche perché ecco, abbiamo grondato un po' di sudore per preparare il tutto. Un applauso doveroso per chi ha lavorato dietro le quinte. E adesso la linea del giornale e la parola al professore Leone Campanella. Parlerà soprattutto di informazione, comunicazione e giornalismo. Io colgo l'occasione per porgere un cordiale saluto e di buona serata a tutti i presenti ed anche un sentito ringraziamento ai vari sostenitori e collaboratori della Voce del Sud che da un decennio spontaneamente e senza alcuna pretesa sostengono l'unico giornale periodico in cartaceo della Lega Recanica che viene distribuito quasi porta a porta anche online da Reggio Calabria, Brancaleone, Bruzzano Staiti, passando per Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Merito, Rovuti, San Lorenzo, Roccaforte, Bagalati, Condofuri, Bova, Bova Marina e Palizzi. Come associazione La Voce del Sud, presieduta dal giovane avvocato Giuseppe Cirioni, qui in veste di moderatore, nonché vice direttore della omonima testata, abbiamo ritenuto opportuno organizzare questa kermesse per ricordare Urbe Torbi il compimento dei 10 anni di assidua attività sul campo dell'informazione e della comunicazione.
Oggi possiamo dire di essere orgogliosi e soddisfatti per la positiva ricaduta che questo giornale ha avuto e continua ad avere sul territorio, occupandosi principalmente e sinteticamente di informazione, arte, cultura e sport. Il nostro impegno di carattere socioculturale si è sviluppato anche in sinergia con altre realtà della società civile, come il Circolo Culturale Greco Delia e la testata online Delia Press di Bova Marina, le associazioni culturali Le Muse e il Giardino di Morgana di Reggio Calabria, le associazioni Proloco di Brancaleone e Staiti. Nell'arco di dieci anni vissuti sempre sul campo, abbiamo avuto modo di constatare che la voce del Sud è diventato un valido strumento di comunicazione interpersonale oltre che territoriale e che riesce a soddisfare mensilmente le aspettative di tanti lettori. I numerosi collaboratori che hanno offerto sinora spontaneamente il loro contributo con scritti e riflessioni di notevole valenza sociale e culturale mettono continuamente a fuoco tante problematiche che riguardano da vicino il territorio a cui non tutti gli addetti ai lavori della pubblica amministrazione prestano la dovuta attenzione per mancanza di un'adeguata conoscenza del contesto in cui si opera. Il ruolo della carta stampata è anche quello del potenziamento e dell'arricchimento della cultura di base attraverso la conoscenza. Ovviamente in uno Stato di diritto che si rispetti, l'affermazione del diritto alla conoscenza deve passare necessariamente attraverso una corretta e veritiera informazione che a sua volta viene veicolata con il giornale, la televisione, la radio e i social, che purtroppo spesso fanno il bello e il cattivo tempo, provocando anche incidenti di percorso di vasta portata. L'informazione è uno dei diritti fondamentali del cittadino in una società civile, perché da essa poi discende il principio secondo cui non vi può essere libertà, pace e sicurezza, ovvero democrazia, laddove ai cittadini non è assicurato il libero accesso alla verità. Non dobbiamo dimenticare che l'articolo 21 della nostra Costituzione sancisce che tutti hanno diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Naturalmente purché ciò avvenga nel rispetto della legalità e della trasparenza. Ed ancora, la stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censure, però è pur vero che non deve intentare processi mediatici infondati, predisposti a tavolino per colpire ora un bersaglio, ora un altro, innescando scoop ad orologeria e non anticipare condanne con conseguenze danni irreversibili per persone e cose. Il giornalismo deve avere una sua etica irreprensibile e un modus operandi al di sopra delle parti e con verità lapalissiana. Il giornalista in ogni momento della sua attività professionale deve porsi davanti agli avvenimenti e ai problemi con una forte dose di onestà intellettuale, riportandoli in modo tale da non essere frainteso o mal compreso. Altrimenti il giornalismo, tanto per dirla con Piero Sansonetti, diventa una fogna. La professione giornalistica in ambito sociale, culturale e politico deve avere intuito e creare tensione verso la verità, con un metodo di lavoro ineccepibile nella ricerca, nella verifica, nella conoscenza e nella informazione. La deontologia professionale del giornalista deve avere sempre come obiettivo la verità dei fatti, perché la verità è rivoluzionaria, diceva Gramsci e Papa Francesco lo ribadisce tuttora. Se vengono a mancare questi requisiti, l'informazione diventa uno strumento in mano ai poteri esterni
che lo usano per lotte sleali a livello sociale, politico, culturale ed economico. E così la stampa e tutti gli altri mass media si trasformano in pericolose macchine da guerra che non producono conoscenza né informazione, ma fango e veleni. Il loro potere di informazione e di comunicazione diventa un pesante manganello usato a favore di chi paga meglio e a tirare la volata a chi promette facili scalate o veloci carriere nei vari settori del pubblico e del privato. Rebus sic stantibus ai giovani che si cimentano nel campo giornalistico, anche se mal pagati e maltrattati, consigliamo di mantenere sempre dritta la schiena e di non piegarsi alle pressioni dei cosiddetti potenti di turno, per non scadere nel rango di menestrelli, di giullari, di corte o peggio ancora di pennevendoli al soldo dei potentati economici di bassa lega. Altra problematica che oggi investe la carta stampata è che i giornali, nonostante vengano letti poco, si sono ammalati di troppismo e i giornalisti di logorroicismo. L'informazione, come pure la comunicazione attraverso i vari mass media, specie in cartaceo, è diventato un business molto complesso, sia dal punto di vista socioculturale che economico-finanziario. La mutazione generica dei giornali, anziché agevolare la fruibilità attraverso la lettura, a mio modesto avviso, l'ha complicata, inducendo il lettore a non leggere più di tanto. Secondo le statistiche dell'Istat, gli italiani dedicano alla lettura e alla comunicazione tecnologica circa 2 ore al giorno. E di ciò sia gli autori che gli editori della carta stampata non sembra se ne rendano conto, specie quando pubblicano articoli e servizi chilometrici e sfornano giornali con tante pagine, a cui segue una lettura limitata per mancanza di tempo o perché gli argomenti sono poco interessanti. A tal proposito, non posso fare a meno di citare qualche esempio. Per leggere La Repubblica con 305.000 battute o caratteri ci vorrebbero circa 6 ore e mezza, mentre per il Corriere della Sera con 485.000 battute o caratteri occorrerebbero circa 10 ore e mezza. In conclusione, con queste quantità e con questi tempi dovremmo vivere giornalmente di sola lettura. Stefano Lorenzetti, una penna da 24 carati dalle colonne d'Italia Oggi di qualche anno fa, a proposito di penne logorroide, così sentenziava: penso che dovremmo piuttosto selezionare anziché spacciare all'ingrosso, scremare anziché incassare, curare nei dettagli anziché raccontare su per giù, distinguere anziché confondere, interpretare anziché orecchiare, fustigare anziché salmoidare. Ed a proposito di giornali ammalati di troppismo, Nino Nutrizio, un genio del giornalismo italiano, diceva: un articolo bello è sempre troppo corto, un articolo brutto è sempre troppo lungo. Quindi da tutto ciò prendiamo lo spunto di lanciare un SOS anche a tutti i naviganti della Voce del Sud ad essere sempre sintetici e meno prolissi. La lettura sarà più piacevole. Considerato che la nostra coperta è stretta e corta e che le 10 pagine in bianco e nero non sono sempre sufficienti ad ospitare tutti gli articoli che arrivano in redazione, anche se tutti meritevoli di essere letti e pubblicati, consigliamo a tutti i nostri collaboratori di stare dentro i limiti della coperta, che sono circa 3.000 battute o caratteri, altrimenti si rischia di andare incontro a inopportune censure o di finire nel limbo dell'archivio. Grazie, scusate se l'ho fatta lunga.
Bene, ora cerchiamo di avere dei ritmi un pochino più veloci. Approfitteremo della presenza del giornalista Andrea Radic per diciamo così recuperare un po' il dibattito finale. Faremo una riflessione con lui alla fine, presenza peraltro tutt'altro assolutamente casuale. Adesso come dicevo prima, il giornale non lo facciamo solo grazie a chi scrive, ma lo facciamo anche a chi mette il proprio lavoro, a chi si sporca le mani d'inchiostro per poter farlo arrivare nelle vostre case. Abbiamo iniziato con Giovanni La Camera, che purtroppo mi pare di non vederlo in quanto per motivi di salute non è riuscito a poter partecipare, per fortuna motivi di salute non gravi, ma era in dubbio e probabilmente non ce l'ha fatta per raggiungerci. Con lui abbiamo condiviso 8 anni del nostro cammino con grande stima e affetto. La stessa stima però l'abbiamo per il nostro nuovo compagno di avventura per quanto riguarda la parte della stampa, il signor Pino Biroccio da Reggio Calabria. Abbiamo per ringraziarlo della sua sopportazione, della sua collaborazione e del suo impegno e del suo lavoro, abbiamo qui un attestato che consegneranno i direttori della Voce del Sud. Le parole? Buonasera a tutti. Intanto porto gli auguri dalla mia azienda a tutta la redazione. Ho sentito il dottore Zuccalà commosso. Perché è commosso? Il dottore Zuccalà addirittura è diventato un grafico perché impagina il giornale. Quindi noi non facciamo altro che spingere un bottone e stampare. I meriti vanno tutti al dottore Zuccalà. Dovevo dirlo per il dottore Zuccalà, avvocato Ciglione, dai. Mentre questa è la mente. Lui è la mente e mi macina il cervello. Arriva online il giornale, dopo mezz'ora mi chiama, è pronto? Non è pronto, dopo un'ora, dopo 2 ore. Comunque non mi voglio dilungare tanto, tantissimi auguri e grazie a voi per la fiducia che ci avete dato, perché questo riconoscimento per me ha un sapore particolare, perché io i miei natali li ho fatti qui a Bova Marina. Mia mamma era di Bova Marina e riposa a Bova Marina, quindi sono molto ma molto commosso. Grazie. Un piacere tutto nostro. Allora, per questioni diciamo di venire incontro al collega del giornale Andrea Radic, gli facciamo fare un breve intervento adesso, visto che siamo nella parte insomma così convegnistica delle relazioni. Poi inizieremo con la consegna degli altri attestati e l'intervento da parte ognuno di voi, chi vorrà, potrà fare una brevissima riflessione. Grazie, io vi rubo pochi minuti per innanzitutto complimentarmi, ma se no, comodo, grazie dottore. Complimentarmi con Saverio Zuccalà e Leone Campanella, di cui ho letto l'editoriale sulla Voce del Sud, intanto perché c'è un giornale, innanzitutto anche grazie a chi lo stampa, l'abbiamo sentito adesso, che continua a permanere cartaceo, e questo ci fa piacere, anche se siamo in un'era in cui il digitale è fondamentale. Però la carta resta qualcosa che si può, come dicevate prima, passare di mano in mano ed è importante. Quindi
i valori e anche i temi che sono su questo numero che ho sfogliato sono quelli che condivido, cioè il fatto di avere localmente una voce libera e indipendente che pone questioni, solleva problemi ma cerca anche di dare soluzioni. In quanto rappresentante della stampa nazionale, chiamiamola così, scrivendo per il giornale, scrivendo per la rivista delle Ferrovie dello Stato ed essendo vice direttore di Italia a Tavola, che è un magazine con 2,5 milioni di lettori in tutta Italia, io voglio solo portare un contributo costruttivo e positivo dicendo che c'è una stampa che a questi fatti, a questi territori è attenta ed è insomma decisa a dare supporto, che è quello che sto facendo in queste settimane lavorando in questi territori, proprio per portare all'attenzione di tutti i cittadini italiani quelli che sono le grandi bellezze di questi territori, i grandi valori, il patrimonio culturale, archeologico, di raccolta e di storia. L'area grecanica è un meraviglioso patrimonio di cultura, di tradizione. Ho visto che avete sollevato giustamente anche la questione di mantenerne insomma didatticamente l'insegnamento della lingua grecanica, altro fatto che io ho portato all'attenzione con un recente reportage da Gallicianò e dalle zone grecaniche dell'Aspromonte. Domani sarò a incontrare un restauratore che in un paese qui vicino, sopra a Melito, che sta restaurando una statua del 500, parlo del dottor Faenza, che sta lavorando a questo, e sarà un altro punto che porterò all'attenzione del paese, perché quello che voglio dire è che qui, al di là dell'attenzione locale, del dibattito locale, deve esserci, e io faccio del mio meglio, uno sforzo della stampa nazionale a portare al paese i valori di questi territori, perché se no restiamo, e lo dico da bovese acquisito, in quanto mia moglie è di Bova Marina, i miei suoceri sono purtroppo, non li ho mai conosciuti, ma sono al cimitero di Bova e io li vado a trovare, perché trovo in questo mondo, in questo territorio, in questa realtà civica e urbana grande forza e grande ispirazione. Quindi mi complimento con voi, se posso darvi una mano qua sto e lo faremo volentieri. Bova e il territorio della Costa Ionica meritano la nostra attenzione, io ci sono e la sto raccontando, quindi vi invito a seguire quello che faccio e a seguire la voce del Sud che merita di essere seguita. Grazie a voi. Grazie delle belle parole espresse da Andrea Radic. Adesso proseguiamo con la fase così delle premiazioni, giusto per soddisfare, andremo grosso modo per ordine alfabetico, prima soddisfiamo qualche esigenza per motivi di per motivi diciamo chi familiari o di spostamento. Vabbè, intanto è pronto il primo, andiamo per ordine alfabetico, chiamo qui Franco Borrello. Dovreste venire avanti per la foto, dovrebbero essere i direttori a venire avanti con le foto. Grazie, vuole dire due parole? Ok, di poche parole. Allora, visto, abbiamo il prossimo, abbiamo il dottore Sandro Borruto. Non è una sorpresa perché ha scritto un paio di articoli qualche anno fa. Una foto, c'è anche una foto dall'altro lato. Grazie. Guardiamo anche di là, a posto abbiamo, è stata fatta. Grazie. Una riflessione? No, stringiamo i tempi. Allora, avevamo qualcuno che aveva esigenza, iniziamo, vabbè, più facile qua.
Invito intanto il dottore Antonino Zema, gli ultimi saranno i primi, dalla Z. Il dottore è da tanto che aspetta e deve fare poi un po' di strada. Il dottore è uno dei nostri collaboratori più assidui in questo periodo, è neurochirurgo, neurologo, neuropsichiatra infantile, ma anche presidente di un'associazione culturale, Società e Progresso, e ultimamente si sta occupando del suo paese nativo, Montebello. Ha scritto un articolo nell'ultimo numero, nei prossimi andremo a fondo a questi miti e a queste leggende. Ma c'è quello della grotta della Lamia che ci suggerisce qualche anticipazione. La Lamia sa anche il nostro giornalista Mimmo La Stampa. Salvatore. La Lamia è una grotta che si trova nel comune di Montebello sopra Fossato, in montagna, una grotta millenaria. Una grotta millenaria con stalattiti e stalagmiti. Si chiama Lamia perché? Chissà perché? Perché il mito l'ha voluto risiedere a Montebello, ha voluto risiedere sopra il fossato nella Lamia. Si chiama Lamia perché era una signora, l'amante di... Io vengono i brividi perché viene con me, con queste parole viene la mitologia. E l'amante di niente poco di meno che, dicevano una volta nei film comici, l'amante di Zeus, che ha eletto residenza vacanziera la grotta dell'omonima sua amante. E dopo che la quale amante aveva dato a Zeus diversa prole, molti figli. Una volta venuto a conoscenza però, vedete che cosa sto dicendo? Ma è possibile che Zeus abbia deciso di venire sopra qui, la stampa nostra, alla Lamia? Una volta venuto a conoscenza di Giunone è uscita pazza di gelosia e gli ha ammazzato tutti i figli. Alla Lamia ha ammazzato tutti i figli, che era un'altra dea, ad eccezione di una, che ce l'abbiamo vicino, Reggio ce l'ha vicino, ad eccezione di Scilla, che era figlia di Lamia, Scilla che per sfuggire all'ira di Giunone è stata aiutata da Zeus stesso e è andato verso il posto dove noi sappiamo. E Scilla per poter fare il bagno andava non nelle nostre spiagge, ma andava nelle spiagge di fronte, di Ganzirri, dove ha incontrato un giovane che si chiamava Glauco, di cui si era innamorata. Però per farsi confezionare, è giusto il termine confezionare, non lo so, si trattava di un lavoro di sartoria. Per farsi confezionare quando si vuole indurre un amante a dire di sì, che cosa si fa? Si confeziona qualcosa di magico, e si è fatto confezionare la magia da... È un altro nome, che un'altra parola che sto dicendo che sembra grande, ed è grande. Si è fatta confezionare la magia da Circe, vabbè, noi tutti lo sappiamo, noi siamo di studi classici, noi tutti lo sappiamo, Circe che confeziona una magia all'Amia. Le cose vanno male però, perché Circe stessa si è innamorata di Glauco. Circe si innamora di Glauco. Noi a Canalea abbiamo un ristorante che si chiama a Canalea. Circe si innamora di Glauco e tutte le cose vanno a finire così, che Glauco si trasforma in mostro marino, Lamia stessa si trasforma in metà donna e meravigliosa e metà pesce che scivolano in mare. Tutto questo è nella residenza di Lamia, nella montagna, perché è una grande paura la mia qui dalle nostre parti, dice si prende i bambini,
per questo, perché c'era il problema dei figli che, di Lambia stessa, che Giunone aveva sottratto e aveva ucciso. Io voglio rifarmi anche le parole della dottoressa Crea, che diceva che le nostre zone sono piene di grandi ricchezze. È vero, ognuno dice le sue, quelle lì che ha detto lei sono meravigliose, la sinagoga qua che ancora devo andare a vedere. Però ogni posto ha le grandi ricchezze. Per esempio, tra le nostre parti c'è un gruppo marmoreo a Montebello di rinascimentale, Madonna con Bambino. C'è un sito archeologico bizantino che è Sant'Anastasio in Persiano, di cui io parlo sempre nel giornale, parlo di tutte queste cose. Quindi mettiamoci insieme e facciamo un grande rientro culturale e turistico nelle nostre zone. Bene, grazie. Grazie dottore, la foto di Ito con l'attestato. Prego i direttori se si possono unire per fare la foto e consegnare l'attestato. L'attestato al dottore. Era qui. L'avevo trovato. Va bene, dai. Facciamo la foto senza attestato. Era qui. Va bene. Dopo me lo porta giù. Ah. Sì. Oh, era qua. Me lo porta giù, sì. Giallo. Va bene. Prendetelo un altro. Ci fa la foto. Ok. Grazie. Appena lo recuperiamo. Va bene, dopo il bello della diretta. Battetevi le mani. Un bel applauso. Invito ad avvicinarsi Leonardo Tripodi, il nostro geologo. Dottore, di cosa parliamo stasera? Un articolo in diretta. Sulla geologia del nostro territorio. No, semplicemente non è. Ci sono molte cose da dire, però in effetti non vi rubo tempo, assolutamente. E una cosa, sinceramente, mi sento di dirla in effetti, no? Dato che noi siamo in zona sismica di prima categoria e quindi esposti a sollecitazioni sia dinamiche, sia dal punto di vista, diciamo, del terremoto in se stesso, sia dall'area dello tsunami, cioè del rischio marino. In effetti la nostra, e complimento a questo, mi posso esprimere, la nostra difesa in realtà, non so se potete condividere o riflettere, è la seguente, indipendentemente dalle leggi che ci sono, ecco l'ultima legge dell'urbanistica del 2002, eccetera. La nostra difesa, secondo me, e noi da soli, non dovremmo metterci nei guai, nel senso, certe volte per esempio ci si incontra, si discute, eccetera, però noi in realtà poi non possiamo fare niente perché siamo messi davanti a situazioni compiute. Quindi capite la riflessione? E noi che ci possiamo fare? Possiamo dire demolite? Sostanzialmente, però una giusta difesa del territorio in generale, e particolarmente la nostra, perché l'area di Bova, Marina, Grecani, in effetti rispetto alle altre zone, facciamo l'esempio dei terremoti che si stanno verificando nell'area Macerata, Marche, insomma, Reali, eccetera. Quelli, diciamo, si chiama tecnicamente, sono terremoti di torsione, nel senso che il territorio è ormai davanti a certe sollecitazioni ancora è stretto in delle morse, quindi praticamente si torce, diciamo, verso l'area sismica greca e quindi l'area asiatica. Noi invece, da questo punto di vista, non abbiamo terremoti di torsione,
ma abbiamo terremoti di scollamento, è differente il discorso, anche se, ecco, la chiudo così, la sismica. Noi purtroppo saremo destinati, come situazione topogeologica, ad andare verso il mare, e quindi questo scollamento dal punto di vista naturalistico è normale, però, mi scusi, no? Siamo noi a non metterci nei guai e cercare di trovare delle soluzioni ambe costruzioni. Ecco, solo questa riflessione. Comunque ringrazio il comitato, siete stati molto gentili. Adesso Antonia Plutino. Forse è andata via. Ok. Proseguiamo. Rosa Marrapodi, la nostra poetessa, professoressa, due volte anche sindaco di Bruzzano, non è una cosa brutta da dire, che si occupa spesso di fare le recensioni dei volumi che escono dagli autori locali, e non solo, ci riacchisce anche con alcuni articoli sul territorio, guardando uno sguardo anche al passato. Se vuole regalarci qualche minuto la professoressa, io gli cedo volentieri la parola. Io sono stata accolta con fiduciosa benevolenza tra di voi. Quindi ringrazio i direttori in primis e tutto il comitato operativo per l'ospitalità e per la visibilità che mi è stata offerta, una grande possibilità di esprimermi per me. A voi tutti, amici squisiti, vanno i sensi della mia gratitudine e i più vivi voti augurali di un prosieguo giornalistico. Ammiro la passione dei direttori e di tutti gli organizzatori. L'oculatezza intellettiva con cui si porta avanti il discorso informativo, importante, incisivo per il nostro territorio. L'augurio più bello davvero è questo, che possiate continuare, che possiamo assieme continuare con la passione di sempre a informare i nostri paesi in modo corretto, nel rispetto della libertà altrui, delle opinioni altrui, mantenendo la nostra libertà di giornale e la nostra indipendenza. Vi ringrazio. Se è presente Pasquale Callea, andiamo avanti. Giuseppe Caridi, mi pare che non c'è. Ubaldo Carloni. Con Ubaldo Carloni, lui si occupa della rubrica Salute e Benessere. Abbiamo fatto l'altra sera un incontro di due ore. Stasera gli diamo due minuti, però non gli faccio nessuna domanda, parla lui. Grazie molte, buonasera. Questa, sono milanese, ecco, quando parlo di 45, 50 anni fa, non so, l'amico mio va da là che è qua, siamo ancora tutti da grandi amici, e due anni fa mi disse: senti, ti invio una copia del giornale La Voce del Sud. Va bene. Guardo un po' e dico: ma qui non c'è
scienza, salute, benessere, il corpo umano, qui non c'è niente di queste cose qui, il rapporto col territorio, le eccellenze grecaniche, voi avete delle qualità qui dentro che se ne parla in tutto il pianeta, gli oli essenziali bergamotto sono potentissimi nel livello terapeutico, questo lo sapete, vengono usati adesso nelle università, vengono usati per le terapie molto avanzate, in patologie anche molto importanti. Bene, sì, va bene, si può scrivere. Mi disse, va bene, tu puoi scrivere quello che vuoi, puoi scrivere quello che pensi. Dico, beh, allora sì, certamente voi non mi pagherete mai, perché quando mai sei pagato per scrivere quello che pensi, no? Come diceva Montanelli, ti pagano per scrivere quello che non pensi. Accetto. Bene. Ci occupiamo di questo grande cambiamento che è epocale, che ha circa una cinquantina, 60 anni circa, cioè cambiamenti dovuti a questa globalizzazione dipendente essenzialmente da un cambio di produzione, da un cambio, diciamo, di sistema economico. Quindi noi dipendiamo da questo ambiente nuovo cambiato, mentre da circa 20.000 anni non siamo affatto cambiati. Quindi, innescando questo discorso del rapporto con il territorio, il cibo sia il cibo, la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo, dice l'Ippocrate, siamo in grado di cominciare adesso con la scienza a capire i rapporti che ci sono tra anche potenti patologie importanti e la salute, il territorio. Le più grandi organizzazioni mondiali ammettono che appunto l'80%, forse il 90% di ciò che noi stiamo patendo, chiamate patologie attuali, moderne, dipendono dal territorio, cioè non hanno un'attività genetica, dipendono da quello che noi incontriamo nel territorio. Quindi significa che le cose sono molto cambiate in questi ultimi anni. La tradizione non basta più a sostenerci, perché il cibo che adesso noi consumiamo, i farmaci che consumiamo, non sono quelli di un tempo. Quindi non possiamo più continuare a comportarci come ci si comportava. E uno dei patrimoni della cultura mediterranea, la dieta mediterranea, i cereali, noi ne produciamo, abbiamo ancora una produzione molto importante di cereali, ma la maggior parte dei cereali che vengono somministrati in generale, dappertutto, basta, cioè, le cose di cui noi facciamo uso del vero cibo sono di importazione e non possiamo controllarle. L'idea è allora riportare delle conoscenze di come sia possibile formare una coscienza per capire come ti puoi autodeterminare, come puoi scegliere il tuo cibo, come puoi scegliere la tua medicina. Gli specialisti ci saranno sempre in nostro aiuto, ma la cosa più importante è quella di un recupero appunto con la genesi di questo tipo di problemi, che sono appunto territoriali. Il cibo è cambiato perché è cambiata l'industria. La farina è cambiata perché il cibo noi non lo produciamo e non lo possiamo controllare. Quindi noi diamo per certo che la pasta ci faccia bene, faccio un esempio, ma non è così più. Non possiamo verificarlo questo. Allora la cosa che tentiamo di fare è riuscire a dare così delle informazioni, creare un po' di attenzione nel rapporto che c'è tra l'ecologia e la salute. Quindi recuperare anche un rapporto conoscitivo con queste cose un po' dimenticate, un po' delegate. Io sono di quelli, quindi la delega della salute tu la dai a qualcuno, a qualche esperto, no? Ecco, questo tipo di delega dovrebbe mutare lentamente a riappropriarci di quello che gli antichi già sapevano, perché tutti sapevano certe cose. Ecco, e quindi l'idea che stiamo perseguendo è questa, insomma, di dare delle informazioni per cercare di creare un po' di conoscenza circa queste cose. Vi ringrazio. No, foto di ritorno. La foto. Di rito. A posto. Curriculum di Ubaldo di primo piano. Andiamo avanti. Se è presente l'avvocato Giampaolo Catanzariti. No. Il signor Vincenzo Cavallaro. Un attimo di pazienza, io approfitto per dire che prima il dottore Zuccalà ha nominato grosso modo coloro che nei vari periodi sono stati nel comitato di redazione, ma sono state le firme sul giornale quasi 100, ne abbiamo contate circa 98. E persone che hanno collaborato sono quelle che stiamo anche per brevi periodi.
magari saltuariamente. Come il maestro del lavoro, Vincenzo Cavallaro, che ha scritto diverse pagine di storia del nostro paese, scritte sul nostro giornale ovviamente. Scrivo quello che ricordo, non è che sono uno storico, un letterato. Scrivo quello che ho vissuto, e basta così. Anche in dialetto, come capisci? No, scrive benissimo anche in italiano. Era solo una battuta. Avere un riconoscimento che fa sempre, meritato, fa sempre che piacere, specie a un inizio. Grazie al signor Vincenzo Cavallaro. Tocca a Francesco Condemi. Era qui il professore, mentre il maestro Vincenzo Cavallaro ci ha regalato qualche pagina di Poma Marina, il professore Francesco Condemi ci regala delle pagine stupende su Condo Furi e sul tempo che fu, e ogni tanto qualche proiezione pure verso il futuro. Allora, due parole per il professore. Per me questo è una sorpresa, di la verità, non me l'aspettavo, anche perché non ero stato citato. Il mio contributo al giornale è stato, diciamo, senza pretese, su questioni che riguardavano il passato e il presente sociale del mio paese. Io ho scritto qualcosa più che altro per stimolare me stesso e altri del mio paese a rifiutare il silenzio, sia culturale sia politico, che purtroppo affligge quella zona e probabilmente anche le zone limitrofe. Grazie per questo riconoscimento.